Senigallia, è morto Mario, primo italiano ad aver ricevuto l'aiuto al suicidio. Addio a Paolo Gurini, pesarese, ex bandiera della VL. Psichiatria, Biancani dice no allo spostamento fuori Pesaro. Terre Roveresche riconferma per il sindaco Sebastianelli. Labirinto, 10 anni dedicati all'accoglienza dei migranti. Telegiornale di giovedì 16 giugno, buona serata e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione su Rossini TV. Questa sera apriamo questa edizione occupandoci dei casi di eutanasia che stanno coinvolgendo il nostro territorio marchigiano a 3 giorni dalla morte del fermignanese Fabio Ridolfi, deceduto per la sedazione profonda da lui scelta, dopo le lentezze burocratiche che ne hanno arenato il suo diritto al suicidio assistito. Oggi a Senigallia è morto Mario, primo italiano ad aver ottenuto di porre fine alle sue sofferenze attraverso il suicidio medicalmente assistito. Mario è un nome di fantasia che mesi fa scelse il senigalliese Federico Carboni, tetraplegico da 12 anni. Oggi, come da sue volontà, ha dato mandato all'associazione Luca Coscioni di rivelare la propria identità e mostrare il proprio volto dopo la sua morte programmata. Federico Carboni è morto nella sua casa di Senigallia alle 11.05 dopo essersi autosomministrato il farmaco letale al quale gli è stato riconosciuto il diritto. Un'eutanasia effettuata attraverso una strumentazione del valore di 5.000 euro acquistata attraverso una raccolta fondi promossa dall'associazione Coscioni. E continuiamo con la cronaca. È scomparso all'età di 73 anni l'ex stella della VL Paolo Gurini, che nella serata di ieri se n'è andato combattendo fino all'ultimo contro un tumore al pancreas e al fegato. Con lui se ne va uno dei giocatori più importanti della storia del basket pesarese. Sorridente come sempre e come sempre prodigo di aneddoti sull'epoca più verace del basket pesarese. Paolo Gurini si presentava così a dicembre 2020 nel salotto di Rossini TV di Insieme a Canestro, incalzato dalle domande di Marco Cadeddu e dalla memoria storica di Franco Bertini, giornalista, scrittore, nonché ex compagno di squadra. Ieri Paolo Gurini se n'è andato all'età di 73 anni e con lui se ne va una delle fette di storia più importanti del basket pesarese. Lui, pesarese doc, per 8 anni con la maglia della VL sulle spalle fra anni 60 e 70. Se n'è andato lottando contro un tumore diagnosticatogli lo scorso anno. A pochi mesi dalla morte di Piero Scansi se ne va un altro pezzo di una VL memorabile. 8 anni in biancorosso marcati da caratteristiche che ne fecero uno dei migliori contropiedisti italiani. Una carriera segnata anche dalle maglie di Rimini, Loreto e dall'infortunio di Cagliari. Un amore per il basket trasmesso poi anche ai figli Giovanni e Giacomo. La VL gli ha espresso dolore e cordoglio per la scomparsa, una VL che Gurini declinò in ogni sua variante, Max Mobili, Butangase e Scavolini, non avendo dubbi su quale fra i tanti ricordi occupava un posto più speciale di altri. Il periodo più bello? Sì. Butangas. Butangas è il primo amore, non si dimentica mai. Guarda. Ma Butangas, cioè, poi eravamo anche una bella squadra, coglioni, certo. Ragazzi, non scherziamo. Io ho fatto un esordio veramente bellissimo, mi sono divertito e lo porto veramente nel cuore. E i compagni con cui legasti di più in quegli anni, se li vogliamo ricordare? Eravamo molto rispettosi, sì, verso gli altri. Noi eravamo io e Cenciarini, i Pulcini, i Fiuleni. Gli altri erano tutti, tutti dei santoni, sì, certo, dei grandi giocatori. Noi le guardavamo con grande affetto. Ma quanta gente vi veniva a vedere al vecchio Palace? Ma più che gente, erano parenti. Era formata la squadra quasi tutta pesarese quegli anni. Sì, 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 sì. Tutti pesaresi. Ma era sempre pieno, conto. Dai. Il Palace era 4.000, 4.500. Sì, 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 c'era gente che quando c'erano le partite con l'Ignis o col Simeta, mettevano le carte da 20.000, da 30.000, sì, sì, sì.
per entrare, che non sì, c'erano no, più no, ma ragazzi, no, no, quegli anni il problema del pubblico non c'è mai stato a Pesaro. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono all'intervento dei vigili del fuoco avvenuto ieri pomeriggio a Carpegna per recuperare il corpo senza vita di Silvio Giommi, 73enne di Pesaro, precipitato da un dirupo di 80 metri mentre stava cercando funghi. Giommi era arrivato sul posto con due amici prima di dividersi alla ricerca di funghi. Attorno alle 15.30 ha telefonato ai compagni dicendo di essersi perso. Allertati i soccorsi, sono intervenuti il soccorso alpino, i carabinieri e un elicottero dei pompieri, ma una volta iniziate le ricerche hanno trovato il corpo dell'uomo in fondo a un burrone. La dinamica non è chiara, ma si suppone che il 73enne sia accidentalmente scivolato nel burrone mentre aspettava i soccorsi. Ed ora cambiamo argomento. Lo spostamento delle strutture psichiatriche da Muraglia a Monbaroccio per lasciar spazio al nuovo ospedale non è andato giù alle numerose famiglie dei pazienti e così come anche al consigliere regionale Andrea Biancani, che da mesi propone alla regione delle alternative. Gran parte dei reparti presenti nelle strutture sanitarie di Muraglia entro ottobre 2024 saranno trasferiti per costruire il nuovo ospedale. Una ricollocazione necessaria per la realizzazione della nuova struttura, ma che a detta del consigliere regionale Andrea Biancani sta diventando il pretesto per togliere servizi alla città di Pesaro. L'accordo siglato dalla Regione Marche prevede lo spostamento definitivo della struttura residenziale riabilitativa, le cosiddette SRR, del reparto di psichiatria e delle comunità protette. E si tratta di 40 posti letto di persone che sono comunque sempre state a Muraglia e che hanno bisogno di stare in mezzo a un luogo dove ci sono altre persone, perché, come dire, la parte dell'inclusione, dell'integrazione e della socializzazione è sicuramente molto importante. Questi dovrebbero, secondo l'accordo, dovrebbero essere spostati nella nuova struttura che verrebbe realizzata a Monbaroccio. Ovviamente in questi giorni le famiglie si sono mobilitate perché ritengono che questo spazio, questo luogo che è stato individuato, non sia idoneo appunto per accogliere queste persone che hanno bisogno appunto di essere in mezzo agli altri. Dall'altra parte lo stesso accordo prevede di spostare l'SRR, che sarebbe le strutture riabilitativa, a Galantara. Anche da questo punto di vista, qui parliamo di 18 posti letto, le famiglie sono preoccupate perché anche Galantara non ha quelle caratteristiche, come dire, di essere all'interno di un centro abitato dove appunto questi pazienti possono in qualche modo uscire ed interagire con il resto della comunità, e quindi anche questo spostamento viene messo in discussione. Dall'altra parte ho voluto evidenziare come invece a livello definitivo dovrebbe essere spostato il reparto di psichiatria, dove non sarebbe più ripristinato a Pesaro ma rimarrebbe solamente a Fano e Urbino. Lo stesso Biancani in questi mesi ha proposto più volte delle alternative, ma la regione ha scelto di intervenire diversamente. Nella città di Pesaro abbiamo tantissimi posti, ho sempre sollecitato la possibilità di recuperare l'ex manicomio, cioè il San Benedetto. Ricordo che attualmente è previsto un progetto che riguarda la realizzazione di case popolari, nella parte, come dire, che ha acquisito il comune, ma c'è tutta un'altra parte che è più grande di quella che verrà, di cui è già previsto il recupero, che è di proprietà ASUR, che era destinata ovviamente a un ex manicomio, che potrebbe essere recuperata, riqualificata. C'è già un progetto definitivo e non capisco perché si voglia decentrare, spostare questi servizi dalla città di Pesaro e portarli a Monbaroccio o portarli in altre realtà. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 30 settembre l'obbligo di mascherine su treni, navi, mezzi di trasporto pubblico locale, prorogato fino a quella data anche per accedere alle RSA e agli ospedali. Da oggi, 16 giugno, non è più obbligatorio invece indossare il dispositivo di protezione nei cinema, teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Nei luoghi di lavoro invece, da oggi per i dipendenti pubblici non vale più la raccomandazione di tenere la mascherina in ufficio, mentre per i dipendenti privati resta l'obbligo fino al 30 giugno. Ed ora ci spostiamo nel comune di Terre Roveresche, dove grazie alla netta vittoria nei confronti dell'avversario Sauro Marcucci, Antonio Sebastianelli è stato riconfermato sindaco. Lo spoglio delle urne di lunedì 13 giugno ha visto la riconferma di Antonio Sebastianelli come sindaco di Terre Roveresche. Più del doppio dei voti rispetto all'avversario Sauro Marcucci, ottenendo il 67,7% di preferenze, con un'affluenza al voto pari al 64,2% della popolazione, in linea a 5 anni fa. Sì, è stato un grandissimo risultato,
con un ampio margine, e quindi questo fa ben sperare anche per il futuro, che ci dà maggiore slancio e sicurezza in quello che dovremo fare. Un primo mandato alle spalle non semplice per un nuovo comune nato dalla fusione tra Orciano, Piagge, Barchi e San Giorgio di Pesaro. Sì, siamo nati nel 2017, poco prima della pandemia, l'abbiamo affrontata, la fusione, quindi questo nuovo comune ce l'ha fatta affrontare in maniera comunque sia più serena e più tranquilla, e ecco, adesso il lavoro continua, perché il lavoro da fare ancora ce ne abbiamo tanto. Grazie al PNRR il comune di Terre Roveresche ha in mente queste idee per programmare il futuro. Noi abbiamo già fatto 10 domande in questa prima parte dell'anno, continueremo a fare, sono arrivati alcuni fondi, alcune risorse destinate alle mense, e quindi ecco, noi punteremo molto anche su questo. Sui progetti abbiamo tanti progetti da completare, nelle piazze, il recupero del centro storico a Dorciano e le mura sparse nei nostri quattro borghi. Quindi, e tanti progetti anche per l'inclusione sociale e per il sostegno alla persona. Ed ora uno spazio dedicato agli eventi. Domenica 19 giugno alla Fattoria del Borgo di Montefabbri, Nicoletta Tagliabracci, volto di Rossini TV, presenterà Distillati Sensi, un viaggio tra racconti magici di mezza estate e la distillazione delle erbe. Il ritrovo è fissato per le ore 16, dove al termine della passeggiata naturalistica ci sarà una degustazione di prodotti aziendali. Vi ricordiamo che chi vorrà iscriversi dovrà procedere con una prenotazione. Da venerdì 17 a domenica 19 giugno il quotidiano online Il Post torna in città con una nuova edizione di Talk, tre giornate di incontri che avverranno in Piazza del Popolo, Piazzale Collenuccio e al Centro Arti Visive Pescheria, in cui si parlerà di giornali e giornalismo, libri, politica e attualità, parole e musica. Maccio Capotonda e il frontman dei Baustelle saranno due degli ospiti di spicco di questo appuntamento. La cooperativa Labirinto prepara un mese di iniziative culturali per celebrare i suoi 10 anni di lavoro al servizio dell'accoglienza dei migranti nel territorio pesarese. Vediamo il servizio. L'occasione del 10 anni del settore migranti della cooperativa Labirinto è stata per noi quella di raccontare un po' questa nostra lunga e faticosa esperienza, ma appagante esperienza, usando un po' i linguaggi che abbiamo sperimentato con le persone migranti accolte nei nostri progetti, che sono quelli un po' universali dell'arte, della cucina, dello sport, e del cinema e dell'arte. E abbiamo quindi proposto una rassegna, chiamiamola così, che tocca tutte queste sezioni, che durerà un mese e partirà dal 23 giugno per concludersi il 21 luglio, e coincide anche con il ventennale del sistema SAI-SPRAR di accoglienza del Ministero e con la giornata mondiale del rifugiato, che è il 20 di giugno. Sono tanti eventi proposti con la collaborazione di molte associazioni cittadine, con il patrocinio del Comune della provincia di Pesaro, anche della Mostra del Cinema di Pesaro. 10 anni molto intensi per la nostra cooperativa, è stato l'ultimo settore in cui ci siamo impegnati. La cooperativa ha una storia di 43 anni, però sono stati 10 anni che sono sembrati 43, nel senso che si è trattato di un'attività così importante, anche da un punto di vista numerico, organizzativo, ed anche delle conseguenze da gestire. Insomma, abbiamo dovuto inventare un sistema di accoglienza in diretta e in emergenza, quando le prime necessità sono cominciate ad arrivare sui territori. La prefettura ci ha chiamati, ci ha precettati sostanzialmente per cominciare a farci carico dei primi arrivi, e piano piano insieme alle istituzioni abbiamo creato un sistema di accoglienza a disposizione del quale abbiamo messo le capacità della nostra cooperativa, e di una cooperativa appunto con una grande esperienza, con un'organizzazione importante, anche con una certa cultura del fare sociale, che non prescinde da garantire comunque la correttezza dei rapporti, il rispetto di tutte le forme di lavoro, nei confronti di fornitori e di tutti gli altri interlocutori.
ci sono stati anche momenti impegnativi, difficili, di difficoltà, abbiamo anche incontrato la diffidenza dell'opinione pubblica, magari che discendeva dalle dinamiche più nazionali che non locali, però riteniamo di aver fatto un buon lavoro ed è la sensazione che abbiamo, soprattutto per i riscontri che abbiamo dagli addetti ai lavori, quindi gli amministratori, funzionari, dirigenti che erano, comunque ci hanno trasmesso sempre la sensazione di essere felici, di avere a che fare con noi e di essere anche soddisfatti del nostro operato. Il nome di Belvedere Fogliense compie 100 anni. Il piccolo paese del comune di Tavuglia infatti ha festeggiato così il centenario dal passaggio del nome. Da Montelevecchia a Belvedere Fogliense, un nome lungo un secolo. 100 anni di storia da quell'8 giugno 1922, quando ci fu il passaggio ufficiale all'attuale nome del borgo più antico del comune di Tavuglia. In occasione del centenario, nella piazzetta Antonelli della stessa Belvedere, la Proloco Fogliense ha organizzato una serata celebrativa dove Cristina Ortolani, scrittrice e ricercatrice, ha condotto la serata ripercorrendo le origini e i passaggi che hanno segnato la storia di questo piccolo paese. È andata benissimo perché io non sono di Belvedere, ma in qualche modo il paese mi ha adottata, perché sono molti anni, più visto piccolo se posso permettermi, molti anni che giro le case di Belvedere perché ho avuto già modo di fare diversi lavori su questo paese che è veramente molto molto accogliente, come si può vedere alle mie spalle. Anche questa serata ha confermato la grande tradizione di accoglienza di Belvedere e soprattutto il grande attaccamento che i cittadini di Belvedere e dei dintorni mostrano per il loro passato. Il percorso di ricerca non è stato facilissimo, ma abbiamo recuperato diversi documenti, tutti documenti originali, dalla petizione che 29 capifamiglia di Belvedere inoltrano al sindaco nel 1921, fino al decreto del re che sancisce ufficialmente l'8 giugno del 22 il passaggio a un nuovo nome da Montelevecchia a Belvedere Fogliense. Un passaggio che in qualche modo è ricordato anche da un cartello segnaletico, da un cartello che ricorda l'antico nome appunto l'antica Montelevecchia, che è stato posto qualche giorno fa proprio all'ingresso del paese. Un lavoro di ricerca che il prossimo anno verrà suggellato con la pubblicazione di un libro. Questa ricerca è stata avviata nell'ambito di un lavoro sulla parrocchia di San Donato, che riguarderà poi tutte le parrocchie anche dei dintorni, quelli che vengono chiamati effettuosamente i paesi del quadrifoglio, da Belvedere, dove c'era la prima parrocchia già documentata nel 1290 circa, fino poi a Rio Salso, Padiglione e Case Bernardi, che sono insediamenti più recenti e però che sono oggi animatissimi. E tutto questo lavoro dovrebbe confluire in un libro che speriamo di riuscire a presentare nel 2023 dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia. E chiudiamo il nostro telegiornale parlando di quanto è accaduto ieri sera nel centro storico di Pesaro. C'è stato infatti il primo appuntamento estivo con i mercoledì di Via Passeri, che hanno riscontrato una bella risposta dei pesaresi, come possiamo vedere in queste prossime immagini, con l'intervista anche a Riccardo Delbene, che è titolare del locale Cocktail Bar più Cucina e membro dell'associazione Centro Commerciale Naturale Via Passeri. Proponiamo per il terzo anno di fila i mercoledì di Via Passeri, che è una sorta di associazione comunque delle attività che ci sono in questa via, e per il terzo anno stiamo proponendo delle cose nuove. Una è il primo concerto che abbiamo fatto questa sera, che è Love Sick Duo, un gruppo importante, ma il prossimo mercoledì avremo la collaborazione con l'Accademia Rossini, che ci proporrà degli eventi serali in tre punti della via e in tre situazioni dove proporranno dei ragazzi che faranno della musica dal vivo, classica e jazz dell'Accademia di Rossini. Quindi questo è il terzo anno che facciamo una situazione del genere, funziona, l'associazione è diventata una cosa importante, che abbiamo adesso appena presentato in comune, abbiamo il nostro brand, il nostro sito e pensiamo che funzioni. A Pesaro è una nuova formula di attività in una bella via molto lunga, importante del centro storico. Questa sera abbiamo avuto una grande partecipazione, un grande riscontro di tutto il lavoro che abbiamo fatto a priori, di fare il brand, di fare il nostro logo, il sito, i social, e quindi per sponsorizzate, e questa sera abbiamo avuto un bel riscontro, la via è piena.
venendo dal Cali City di sabato, comunque abbiamo cavalcato un'onda che ci ha aiutato molto. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma prima di lasciarci vogliamo ricordarvi la programmazione di Rossini TV di questa sera. Partiamo alle 21:20 con il racconto di quello che è stato Cali City, l'estate in un sorso. È appunto un appuntamento molto partecipato che vi racconteremo questa sera. 21:40, subito dopo, un nuovo speciale della Unione Sportiva ACLI, Sporting Tour, e vi raccontiamo il secondo weekend, il primo ve l'abbiamo già raccontato, questo è il secondo weekend di un evento che ha portato nel territorio tantissimi sportivi. E domani torna la nostra rassegna stampa, con voi ci sarà Daniele Sacchi in diretta alle 7:20 sia sul canale 80 che sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito. Domani e venerdì torna una nuova puntata di Vox Pop, la voce dei pesaresi. Abbiamo interpellato gli studenti pesaresi per sapere come hanno vissuto questo anno scolastico segnato purtroppo ancora da didattica a distanza e mascherine. Abbiamo terminato qui veramente la nostra edizione, adesso vi lascio con il meteo per i prossimi giorni e continuate a restare collegati su Rossini TV. Buona serata.